Generare sviluppo economico e occupazione, offrendo supporto operativo e gestionale per l'animazione e lo start-up di iniziative creative di impresa. È questa la missione a cui vuole assolvere il nuovo incubatore di impresa, inaugurato oggi a Matera. Gestito da Sviluppo Basilicata, società finanziaria di sviluppo in-house alla Regione Basilicata, l'incubatore è costituito da 14 unità abitative nel cuore dei rioni Sassi. Ristrutturati da Invitalia, Agenzia Nazionale per l'Attrazione di Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, con i fondi della legge 208 del 98, questi luoghi vengono restituiti alla città offrendo in più la possibilità di una valorizzazione economica. All'inaugurazione hanno partecipato il prefetto di Matera, il sindaco e il presidente della regione, Vito De Filippo. Il contesto dentro il quale nasce questo incubatore deve esaltare esattamente percorsi di tipo culturale, creativo, turistico, che sono un po' il brand sul quale stiamo appoggiando gran parte della strategia regionale che guarda a questa città. Le linee dell'innovazione sono imprevedibili e ci sono autostrade possibili per percorrere il mondo che io spero dentro a questo incubatore potranno essere offerte soprattutto alle nuove generazioni.